terra Calabria io vorrà musaccio. Sincuna terra è più bella de dia. Usciti da Pizzo si imbocca la superstrada e dopo circa mezz'ora di cammino si arriva a Tiriolo, 700 metri d'altezza, nel punto più stretto d'Italia, tra il Golfo di Squillace e il Golfo di Sant'Eufemia. Terra d'amore, dei fiori dei canti, terra d'amore, dei fiori dei canti, quando vivimo capilla di tu. Dal belvedere di Tiriolo la vista può abbracciare Catanzaro con il Mar Ionio da una parte e dall'altra il Golfo di Sant'Eufemia con il Mar Tirreno. Ora che con l'autostrada e gli aeroporti la Calabria è più vicina al resto dell'Italia, sembra impossibile che questi luoghi così pittoreschi non possano essere disturbati. Ma almeno a Tiriolo questo non avverrà. Difatti noi abbiamo chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione un decreto per il vincolo paesistico in maniera tale da poter tutelare efficacemente tutte le vedute panoramiche di Tiriolo che si affaccia sui due mari, Tirreno e Ionio. Questo decreto l'abbiamo ottenuto nel 1965 e già ci è servito perché siamo riusciti a tutelare veramente queste vedute immense, panoramiche sui due mari, come poc'anzi ho detto. In Tiriolo è fiorente l'artigianato, in particolare la tessitura a mano di tappeti, di scialli e tessuti. E poi anche l'uncinetto. Queste invece, queste sono delle sciarpe. Sì, signora. Ecco, il tessuto. È fatto, questo è fatto dai telai nostri, a mano, a telai di legno. Queste di lana? Sì. Ecco, sono molto belli questi colori qui, sì. Sono molto vivi. Anche questi li fate voi, li tingete sì, voi? Sì, ci diamo anche il colore noi. Ecco, questa sì. Qui invece di che cos'è? Questa è fatta di seta pura, dei bachi. Questa me la metto intanto, sì. Diciamo, a vedere così sì. Come sta benissimo qui sopra. Questa è fatta dai bachi, da seta, filata dalle nostre donne. Ecco, antiche. Direttamente sì, sì. Dal baco. Sì, dal baco. È sì. Facile trovare ancora la seta? Poco, ma si trova ancora. Sì, si trova. E questa qui invece? Questa è la coperta della nonna, fatta all'uncinetto, antica, una lavorazione antica. Senti, quanto ci mette a fare una coperta? Un anno, signora. Un anno? Un anno, sì. Quanto costa una coperta così? Questa sulle 100.000 lire. Molto bello è il costume delle ragazze di Tiriolo con il caratteristico vancale, che sarebbe questo scialle tessuto a mano a righe con dei colori bellissimi. Mi può descrivere il vestito? Sì, questo è il manticino, questo invece è il riccio, i tuppi, poi abbiamo il dubrietto. Qual è il dubrietto? E questo che serve? E serve quando andiamo in chiesa, no? A scioglierlo. E tutto il vestito lo proviamo a sciogliere, me lo fa vedere? Sì. Ecco, si giri, vediamo, no, perché dai, facciamo vedere dietro è tutto raccolto. Ecco. Allora si scioglie tutto. Che bello. Ecco, questo si usa poi quando c'è il lutto, no? Le donne tengono sempre sciolto. E o quando si va in chiesa per devozione. Ecco, perché sotto, peccato che qui non ci siano i colori, c'è un bellissimo, facciamolo vedere, ecco, tirandolo su, cioè come lo porta lei sempre, sotto c'è questa specie di sottoveste che panno. È, che è di panno rosso, sì. Con una barba tutta ricamata a mano, facciamo sì. Ecco. Questo qui dove ci sono i bellissimi colori, anche sì. Qui che sono verde, beige e marrone. Senta, quando lo portate questo costume? Le donne lo usano tutti i giorni, invece noi ci viene qui più comodo portarlo le domeniche, le feste, così.
loving you always. Where my love is true.
Thank you.
Questa grandiosa. C'erano delle notti che facevamo in bianco, per non passare i miei cuturietti, le mie patate, con la legna, mi preparavamo legna da una settimana prima, era legna prescelta, di quercia, che doveva essere legno asciutto e bello sano. E tutta la notte, per non passare, facevamo i cuturietti e poi prendiamo. Ed era una festa, veniva a Natale, una Natale di festa. Che facciamo con le crispette, con farina di gnigno,
dei ceci, e facciamo tante cose. Quindi era un avvenimento di festa e di progresso di mangiare, una festa che aspettavamo un'abbondanza di mangiare. Poi si portava i morti. E si portava anche poi a chi era morto in Giugheggiano. Abbiamo una nota scritta, tutti i defunti che erano morti in quell'anno. Allora ci mandavamo in un piattino con un servietto legato, un tovagliolo legato. Allora, dice, noi era piccola, io la mamma diceva, vada al tizio, caglio, e portaci i cugini, perché dove c'era lutto, che danno, uno non mangiava, che era nel lutto e ne mangiava. E facciamo un giro, dopo paese, qua era morto, e avevamo sostituire, era il mio dovere, che avevamo fare con la famiglia che era morto, avevano avuto dei funerali, dei dispiaceri. Bene, a carnevale che si faceva nella Ruga? A carnevale, allora... non c'era molto carne, è cose che si poteva fare, magari uno che aveva ammazzato un maiale, poteva avere una poca salsiccia, poteva avere una cosa conservata a lunga conservazione, quando c'era frigo, erano cose conservate sotto sale, una cosa così, però facciamo polpette di ricotte, facciamo le cose fatte in casa, olive, cose varie, cose non di lusso come c'è sul mo, che allora c'era pure mancanza pure di pane. Non abbiamo luce, abbiamo solo una lampadina. Allora che danni quando era il carnevale, a mamma o il cugino Paggio, io pensavo di portare un po' d'allegria, mettiamo una lampadina a 100 candele, chiudiamo tutti i sportelli, in modo che qualcuno non passava di ore e vedete che la luce è immensa e denunziavano perché parlavamo solo una lampadina. E per lampadina a tutti i kilowatt noi la potevamo mettere addosso. E allora con quella lampadina noi eravamo festosi, eravamo felici. Poi carnevale si girava, magari vestiti di già amici. C'era un bacio di Catarini da Gian Cantoni che veniva vestito di Harza e bussava alla porta e poi già siamo, eravamo amici ed è quello che c'era, o bicchiere di rovino, o una castagna, cose del genere, che calavamo alla Gianduglia o allo Rocher, che non c'era altro.
5 marzo 2006, siamo a Pratora, frazione di Tiriolo, dove un gruppo di volenterosi, coordinati dal signor Salvatore Merante, hanno organizzato una manifestazione carnevalesca. Io non vi dirò più niente, vi dirà tutto Salvatore. Innanzitutto, quanto, come tempo, come impegno, quanto vi è costata questa manifestazione? No, non in termini economici, come impegno e come... Sì, sono alcune settimane che ci stiamo preparando questo funerale di carnevale, più c'è una parte, diciamo, che si recita sia alla fine che durante il percorso. Quindi siamo un gruppo di quattro persone del comitato, più ci sono una quindicina di persone che ci danno una mano e hanno preso le varie parti che adesso vedrete durante va bene. Cerca aiuto, si vede dell'amici abbandonati. Dove sono l'amici mia? Dove sei tu? E tu, moglie mia? E utile mia? Tu, proprio mi ti pigli solo la pensione. E aiuto, non mi dadoni mai, non mi dadoni aiuto. E che aiuto ti dogno io? Tu prima mangi, e mo che vuoi? Tu mi devi donare aiuto che stai morendo. E mo chiamiamo un medico, lo via? Dove va donna mia? Che, marito mio, che avete avuto? Io ho dolore a pancia tutta stanotte. Beh, zia, io mi venderei a tutto lo stato. Ah. E tu, medico mio, che sei venuto? Degno, lo sposo gravemente malato. E se sei in grado, me lo sani, te li pago buone le pedate. Che ne vale, che avete avuto? Ah, io ho dolore a pancia tutta stanotte. Benvenuto, medico mio. Non ti ho sudato. Mi sentivo al senso, che sono lì. Avanti. Dici 33. Ah, più forte. 33. Perché mi nati qua e si capisce? Com'è lo scuro? E se non è che faccio mestiere, la prima volta che mi capisco. E prima di un'altra volta vediamo se capita. Cazzo, è grave. Ma lo signo. Oh, madonna mia. Ma tu che facete? Facete di uccidere misteri? Ma stasera o domani? Sì, è il giorno, quando volete. Facete una puntura, io. E tu devi cacciare di calcio puntura. A quale lette che volete di calcio? Alla destra, che la sedessa mi fa male. Aia! E dice mai! Piano piano! Casi Spagna, chi? La stessa storia, Casi Spagna! E mettiamo un ammazzino per curino! E tu perché non la pensi? Pia, cura, pia! Fatti la luce in metà e poi vediamo chi ti mangi! E zitto tu! Pia, dimmi chi! E facciate esperienza, una mattina e una sera. E che so? Su un posto, una mattina e una sera. Capo ci sono una mulata. Signora mia, ma questa infermità non può sanare, perché la malattia la va a cuore. E lui premune, si incende a guastare. Che è questo? Beh! Sì, prologo. Ma
fare lo dottore. Sempre a lingua sua, parlo latino. Lo giorno vai a fare un porcaro. E la sera va sicuro che non c'è una cojina. Delle peduce, chiamano Luco Daro, si contano a 15 a 20. La mogliere è una himmina d'onore. Ida de casa sta a Sarrotino, vicino, chi la può chiedere da lui? Il sogno carne levare di passaggio. U via c'ho anticomino di pace. Una volta l'anno vi venne a trovare, una volta sola. Un tempo mi piace divertire. De tante cose vi faccio scherziare, di vino, di carne, di pasta e pure di bracciole. E dopo che vi siete divertuti, addio Cornelio Mare, e lo sparate. Oh gente ingrata che non conoscete. Sapete che io sono un scheletro, Cornelio Mare, perché fa carne, non lo spirito. E io ogni anno di questi tempi vi vengo a trovare. Cornelio Mare mio che sta malato, non so se quella era ma l'ho avuto. L'ho avuto anche da era della madre, ma si è buttato il prato condotto. Paraiesi, mamma mia, che fosse longa, che io non mi vedo più di un'area. Era imparata a maccarrone all'ogna. E mo mangiando scavone sta io male. Tenetemi cacaio. Vieni, che una seggia, mamma mia, io. Che tutta la notte mi ha dolore la panza, mamma mia. E prendevi scavone che mangiai. Carmo era il mio percorso tutto, quando avessi mandato una camicia mi morte. Ma io mi arrabbiavo e superato perché una camicia non si è avuto. Coraissima mia, quello coso, quando cade te lo clomoso. Te la zicca entrano per tutto, coraissima, quello coso. C'è che mi attendevai, brutto lordona, che mo comando io. Ma la gente l'ha andato buona di Ionara, con una minaccia di poco sapore. Più debiti non fanno le ipoteche, solo a così si può rimediare, tutti i debiti sono pagati. E mo comanda tu, brutta magara, oi. La concorrenza agli senatori e delle parrocchiane si commare. I gente portate subito allo cimitero, via! Via San Giovanni, un euro ancora, va a te. Ma ve ne pure per te una grande festa, la primavera dov'è? È prossima con Pasqua, con la mannara a capola tagliata, e va a te tu, sarda salita, che ancora ci sogno io, porco conduto, che aiuto a fare per te, per contentare... Ai, tu sei ballato! Va tende poco condotto, che sono venuta io sarda salita, ma la gente mi ha buona di Ionara, con una minestra di poco sapore. Dopo mi chiamate che voi mi non grata, che andavate per tutti e superstate. E va la tende tu sarda salita, che sono venuta io a Pasqua Ciurita. Ma oggi mi sono stupenda. Io sogno Pasqua, persona festante, porto rintrischi e cose buone sempre. Sogno stata lontana da questi canti, ma sogno tornata a vedere sta gente. Vi potete camberare togliendo avanti, perché così è stato e a così sarà sempre. Scorda il ganetto che vuoi e sul mio cuore se mi devi dire, se mia non c'è rimedio, se devi dire, la Pasqua vi sta tutti presentata. Dite a Himmine che economia non può sentire, a tutti quanti loro vi arropira, ma se un bervolato la accenda, se si presenta vanno a male. Insieme primavera e partecipanti, delle rose, delle fiume e degli alimenti, cantano la ceruzza di avanti e voi signori state allegramente. Carne levare mio delle cutine, per contarti carne e maccarone assai, e dell'amaro che non ha più niente, a paro dello suore mi portai. Tu almeno morire sei criato, io sono due giorni con l'aio mangiato. L'ho detto e fatto buono, dallo bordo un credo di uno.
con participici e signori tutti quanti. Se un divertimento è stato niente. A me recitare, da giganti dove ci aspetta a noi tutta la gente. Anche oggi un viaggio con tanti spunti per i vostri fine settimana. Cominciamo con Tiriolo, in provincia di Catanzaro, una località dove le tradizioni sono sempre vive. Antichi, tradizioni collegate a storie millenarie. Tiriolo, provincia di Catanzaro, situato su una collina in uno scenario di rocce strapiombanti, sorge dove era l'antica Teriolum, città medievale, posta tra il Tirreno e lo Ionio. Particolare la chiesa della Madonna delle Grazie del 1622, caratterizzata da un'imponente facciata. Tra le attività tradizionali di grande pregio spicca l'artigianato tessile. Tecniche e segreti che si tramandano di generazione in generazione per realizzare preziosi manufatti. I materiali usati sono molteplici, dai più nobili a quelli cosiddetti poveri. Famosi anche gli intagliatori del legno, con le loro apprezzate opere. Non mancano tra gli oggetti lavorati gli strumenti musicali, in particolare la caratteristica pepita, che produce un suono suggestivo, dalle vibrazioni che evocano ricordi lontani. Tiriolo, un ottimo suggerimento per un piacevole fine settimana, ed ora apriamo. Il brigante.
di perfido pensiero, occulto e fiero, l'animo attrito in prese, pronto a sempre. Pietà ed amore dal sudore nero bandito ha ormai, e da crudeli dentro la vita crebbe. Bieca la faccia, scruta con lo sguardo indagator d'avida avventura, ghigna feroce, e lesto come il dardo è nelle imprese, e sua natura piombar veloce. Il pugnale alla ricca cinta adorna, nell'ampia sacca al ventre, ognor depone polve omicida, svelta la mano, torna ad impugnar sovente il suo trombone con ferma idea. La sua presenza inquieta, terribil lutto copre il rio brigante, ovunque passa fa strage, incendia e soprattutto un velo pone di sue nefandezze e lascia terrore e pene. Quando le luci cara si catena, cava a segnare il mare.
di riferito, io vi posso parlare pure al riguardo nostro, diciamo. Che poi quando c'era, per esempio, che ne crescimmo noi, non ne crescimmo con una famiglia numerosa. E allora, da 5-6 anni si cominciava ad avere un compito, i nostri genitori ci davano un compito per poter fare quello che, per fare tutte quelle cose che ci disponevano. E perché ognuno doveva portare il suo contributo a casa. E allora succedeva? Uno gli per dire a raccogliere le castagne, un altro andava a guardare gli animali, un altro via all'umulino per poter macinare il grano per montare il pane. Poi la mattina quando per dire si faceva il pane, la mamma mia gli all'acqua, una ora mattina si pensava e gli spigliavano barrile acqua dove canale, una volta non è che c'era un canale come ci sono. Allora io pigliavo l'acqua dal canale, con barrile, si portava l'acqua, aggiungono certe volte e da agio pane. Allora tutti quanti noi eravamo 7-8 figliuoli, certamente ci voleva un bello po' che materiale, bastava una mezz'ora di farina e facevamo frittelle, poco che la farina, prima per noi facevamo pane, quando già si levitava facevamo delle frittelle. E mangiavamo le frittelle, ognuno poi partiva, si aveva toppato, un morcino bellissimo, uguale, regolare, e avevamo completato il pranzo della mattina, il mangiare un morcino della mattina. Quando poi succedeva che veniva a mezzogiorno, il pane era bello pronto, ne ricoglievamo tutti quanti a casa, si mangiava tutto a un piatto, si cucinava quello che ci poteva, minestra, patate friute, e quello che si poteva, c'era una bella bottiglia di vino che noi, la tradizione nostra, l'avevamo avuto sempre. E allora che succedeva? Che questo metodo di usanza noi facciamo sempre queste cose. E così che dopo, quando poi diventammo più grandi giri, e allora oh, papà mio mi sembra mia zia, guardiatevi i giovani miei, dice, perché dice oie come oie ma avete guardare bene ed era la loro, perciò dice che dice, non bisogna dormire quando è il momento di svegliare, dice, che quando, quando dice, mi crescia io dice, si voleva gabbare il tuo vicino curca di Cristo e levati di buon mattino, che dice che con il caldo delle lenzuola non voleva la casserola. E allora tutti quanti eravamo svegli come quanti eravamo come quando eravamo un plotone di soldati, ognuno faceva il suo compito.